Una buona serata e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando a parlare dell'esperimento SOX, perché dai documenti in mano alla mobilitazione per l'acqua arrivati dall'accesso agli atti proprio dell'esperimento SOX emerge che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha omesso di esplicitare che i laboratori del Gran Sasso insistono dove si capta l'acqua che viene distribuita a 800.000 cittadini abruzzesi. Per questo le associazioni ambientaliste chiedono che il progetto venga fermato con atti di autotutela degli enti che hanno autorizzato l'arrivo del Cerio 144 dalla Russia, il servizio di Alfredo Primanti. L'Istituto di Fisica Nucleare negli elaborati progettuali non ha fatto quello che tutti i progettisti dovrebbero fare, chiarire com'è lo stato di fatto, dove sono eventuali problemi e quali sono anche i vincoli da affrontare. Ecco, la presenza di captazioni che danno l'acqua a 700.000 persone se la sono dimenticata. I ministeri non si sono accorti che avrebbero voluto applicare e non l'hanno potuto fare, un divieto di legge che esiste perché entro 200 metri dai punti di captazione idropotabili non sono permessi gli stoccaggi di materiale di sostanze radioattive o pericolose. Ed è così che, secondo il gruppo di associazioni ambientaliste riunito sotto il nome di Mobilitazione per l'Acqua, sono state concesse le autorizzazioni per la realizzazione nei laboratori INFN del Gran Sasso dell'esperimento SOX. La ricerca prevede l'arrivo in Abruzzo di una sorgente radioattiva dalla Russia, il Cerio 144, potentissima, racchiusa in un contenitore di acciaio di 3 mm, a sua volta chiuso all'interno di un involucro di tungsteno spesso 19 cm. La sorgente radioattiva, secondo le carte nelle mani della Mobilitazione per l'Acqua, arrivate grazie ad un accesso agli atti presso il Ministero dell'Ambiente e presso quello dello Sviluppo Economico, avrebbe il peso di 50 grammi e dovrebbe arrivare racchiusa in questo guscio protettivo che però non è sigillato. A proteggere il Cerio 144 dall'esterno c'è un coperchio di acciaio tenuto in posizione da 20 viti. La perplessità degli ambientalisti riguarda una possibile manomissione dell'involucro protettivo oppure, peggio ancora, di un incidente all'interno dei laboratori dovuto ad errore umano o a un possibile sisma vista la zona altamente soggetta a terremoti. Cosa accadrebbe in questo caso, date anche la presenza di migliaia di tonnellate di trimetilbenzene e acqua ragia per l'esperimento Borexino? Ecco, questi scenari di rischio non sono stati neanche analizzati, proprio loro escludono, perché uno dovrebbe dirci perché una persona magari anche interna possa, che ne so, perdere la testa e agire sul cilindro aprendo lo schermo che ci salva da eventuali radiazioni, però se lo apri non ci salva più. Quindi poi ci sta il rischio appunto sismico, che è stato sottovalutato, è stato solo considerato lo scuotimento e non la dislocazione, per esempio, cioè la formazione di un gradino con lo spostamento proprio della faglia, e quello da punto di vista ingegneristico non è gestibile sostanzialmente. Quindi in quel caso ci sarebbe un enorme incidente coinvolgendo tutti gli apparati. Quindi in quel caso cosa accade? Neanche quello è stato considerato. Non è stata fatta la valutazione di incidenza ambientale. Perché? Perché non hanno segnalato che è un sito di interesse comunitario e parco nazionale. Ecco un'altra cosa che non hanno segnalato. Non hanno segnalato che quello è un impianto a rischio di incidente rilevante. Che cosa avete intenzione di fare adesso con le carte alla mano? Noi chiederemo ai ministeri nei prossimi giorni il ritiro in autotutela delle autorizzazioni concesse, appunto in quanto prive, concesse senza avere le informazioni necessarie. Continuiamo a parlare di tematiche ambientali, ma lo facciamo parlando delle discariche, perché su 25 discariche da bonificare, 12 sono già state escluse dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Delle rimanenti 13, per i 7 i lavori sono stati conclusi e si attende il contraddittorio dell'ARTA ai fini dell'esclusione. Nelle altre 6 i lavori sono in corso e in fase conclusiva. Lo rende noto con un comunicato il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale abruzzese Mario Mazzocca. Ma, continua Mazzocca, nonostante tutto questo è stato previsto il commissariamento da parte del Ministero, il che ora sta determinando ulteriori ritardi per procedure burocratiche da attivare e definire da parte della struttura commissariale.
oltre all'insorgenza di contenziosi legali nei confronti dei comuni da parte delle imprese esecutrici che attendono di essere liquidate. Ad agosto, prosegue Mazzocca, lo stesso commissario Vadalà aveva apprezzato l'azione della Regione Abruzzo definendo la nostra situazione procedurale e sostanziale decisamente più avanzata di quella di altre regioni interessate dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. E i sindaci di Montesilvano, Pineto e Città Sant'Angelo chiedono alla Regione Abruzzo di rivedere il progetto di sversamento in mare dei fanghi di dragaggio del porto di Ortona e pongono questioni ambientali e di immagine turistica. Vediamo. C'è preoccupazione per il progetto della Regione Abruzzo di sversare nel mare antistante i comuni di Silvi, Pineto, Montesilvano e Città Sant'Angelo i fanghi dragati dal porto di Ortona. Una preoccupazione che i sindaci dei comuni interessati, assieme al presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano, hanno voluto ribadire con una conferenza stampa in cui si chiede alla Regione di rivedere quanto pianificato e cercare soluzioni alternative. Da un lato ci sono le ragioni ambientali, spiegano i sindaci, soprattutto legate alla vicinanza dell'area individuata per lo sversamento con la riserva naturale del Cerrano. Dall'altro ci sono ragioni di carattere turistico. Quell'area, dicono, è tra le più frequentate sul fronte del turismo balneare. Contestiamo, tra virgolette, ecco, il fatto che non si voglia un tanto riflettere sulla procedura, perché l'autorizzazione di quel sito risale al 2011, se non vado errato, e quindi comunque prima dell'istituzione del SIC, perché l'area marina oggi è anche SIC. Ed è anche gestore del SIC, quindi come area marina abbiamo chiesto al Ministero un parere proprio negli ultimi giorni, nelle ultime ore, rispetto al fatto che non si voglia adottare la valutazione di incidenza ambientale, perché in quel caso diciamo, si fanno approfondimenti anche diversi, perché se da una parte è vero che siamo fuori dalla perimetrazione dell'area marina, dall'altra è vero anche che l'area marina non ha uno steccato, non ha un recinto diciamo, in acqua dove le specie marine rimangono all'interno. Ma ci preoccupa il fatto che se questi fanghi non sono fanghi ma sono delle sabbie, possono tranquillamente essere utilizzati per il ripascimento, che è un altro problema che interessa tutte i comuni costieri. Il comune di Montesilvano, annuncia il sindaco Maragno, seguendo la diffida prodotta già dalla MP Torre del Cerrano, ha affidato ai legali tutte le carte affinché il progetto possa essere bloccato. E vogliamo scongiurare una scelta non oculata rispetto a quelle che sono le realtà dell'Abruzzo, perché andare a dragare della sabbia da Ortona e andarla a convogliare in quella che è la zona più turistica di tutto l'Abruzzo, con la più grossa ricettività di strutture alberghiere. Abbiamo centinaia di imprese che vivono di turismo, abbiamo balneatori, abbiamo albergatori, abbiamo cittadini e turisti che verrebbero danneggiati in maniera irreparabile. Siccome tutti, la Regione per prima, hanno sempre dichiarato ed esaltato la natura turistica dell'Abruzzo e la necessità di investire in turismo e ricettività, questa scelta mi sembra una scelta folle. Cambiamo argomento adesso, perché anche in Abruzzo oggi e domani ci saranno dei banchetti di Fratelli d'Italia per raccogliere firme contro lo Ius Soli, il servizio di Paolo Renzetti. A pochi giorni dalla visita a Pescara del presidente nazionale Giorgia Meloni, oggi Fratelli d'Italia scende in campo anche in Abruzzo, anche in provincia di Pescara, per dire no allo Ius Soli. Scende in campo, scende nelle piazze più importanti della provincia di Pescara e non solo di tutto Abruzzo, ma direi di tutta Italia, per dire un no convinto allo Ius Soli. Noi riteniamo che questa materia importante, che non è sicuramente di interesse nei confronti dei cittadini italiani, sia una materia utilizzata dal centro-sinistra per cercare di unire tutti i pezzi della sinistra, quindi in maniera ideologica, per cercare di essere competitivi alle prossime elezioni. Noi diciamo no in maniera convinta, perché riteniamo che la cittadinanza italiana deve essere meritata, deve avere un processo più lungo, e fino a quando uno non dimostrerà di amare la Costituzione, di amare le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra religione, non potrà in maniera automatica diventare cittadino italiano. C'è però una parte del centrodestra che non è completamente in disaccordo con questa legge. Ma io parlo per Fratelli d'Italia, noi siamo nettamente contrari e pronti anche a scatenare proporre un referendum contro questa legge, se dovesse passare.
Ci saranno dei punti per raccogliere le firme a Pescara e Montesilvano, sì, in particolare? A Pescara domani e domenica dalle 16 alle 20 in Corso Umberto, Portici ex Cinema San Marco, a Montesilvano dalle 10 alle 13 in piazza di Azza davanti al Comune. Andiamo all'Aquila adesso, un presidio di solidarietà per Nadia Desdemona Lioce, detenuta in regime di 41 bis al carcere aquilano Le Costarelle. Manifestanti guardati a vista dalle forze dell'ordine, ma nessun problema di ordine pubblico all'interno del Palazzo di Giustizia, uno dei tanti processi che la riguardano. Vediamo. All'interno un processo a Nadia Desdemona Lioce per alcuni atti di protesta compiuti all'interno del carcere di massima sicurezza Le Costarelle a Preturo. Soltanto uno dei processi che la riguarda, lei in videoconferenza ovviamente. Fuori un presidio di solidarietà messo in campo dal movimento femminista proletario rivoluzionario dell'Aquila e non solo. La Lioce sta scontando l'ergastolo nel carcere di Preturo in regime di 41 bis. I manifestanti, presidiati in modo costante dalla polizia, hanno affisso alcuni striscioni di solidarietà davanti al Tribunale Aquilano e hanno passato lì la mattinata in modo pacifico, senza creare preoccupazioni agli agenti. Il movimento contesta in particolare le limitazioni alla libertà della Lioce, che in regime di 41 bis può uscire dalla cella solo per 2 ore e parlare solo con un'altra detenuta ma imposta dal carcere. E ancora, il materiale cartaceo, secondo gli esponenti del movimento, per la detenuta negli anni si è notevolmente ridotto. La campagna del movimento, fanno sapere, ad oggi ha raccolto 2.300 firme e messaggi di solidarietà, ma la città dell'Aquila si divide sull'argomento 41 bis. Libertà per Nadia Lioce è lo striscione che campeggia fuori dal tribunale. La Lioce è considerata esponente di primo piano del gruppo terroristico, ha partecipato secondo l'accusa agli omicidi di Massimo D'Antona nel 99 e di Marco Biagi nel 2002, arrestata il 2 marzo 2003 su un convoglio del treno regionale Roma-Firenze, è reclusa da anni nella casa circondariale di massima sicurezza Le Costarelle di Preturo. La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Pescara, Enrica Sabatini, è stata assolta dal Tribunale di Pescara dopo la citazione in giudizio in sede civile di Gianni Teodoro per dichiarazioni giudicate lesive nei confronti della figlia Veronica, ex assessore comunale. La famiglia Teodoro dovrà sostenere anche il pagamento delle spese legali. Per me è una giornata importante in realtà non per il Movimento 5 Stelle ma per la libertà di espressione, per l'articolo 21 della Costituzione che protegge chiunque voglia dare un'espressione ma anche una critica politica ai politicanti di turno. È uscita la sentenza del Tribunale di Pescara sulla citazione di Gianni Teodoro alla consigliera Sabatini, è stata citata per un risarcimento danni per lesione dell'immagine di ben 250.000 euro. Bene, questa sentenza ci ha dato completamente ragione e ha anche condannato Teodoro al risarcimento e al rimborso delle spese legali di questo grado. Quindi è una sentenza che ci dà ragione e dà ragione anche alla critica politica fatta sulla nomina dell'allora assessore Veronica Teodoro, il quale poi ha lasciato spazio alla nomina del padre, assessore Gianni Teodoro. Cosa significa tutto questo? Significa che in realtà le persone, i cittadini, i giornalisti possono sentirsi tutelati dal sistema, tutelati da queste minacce di risarcimento portate avanti da grandi società ma anche da politici, e se c'è un giudice terzo ed imparziale, questo giudice davvero può tutelare la libertà di espressione. Quindi questo è un monito a chi cita sconsideratamente le persone civilmente per cifre mostre, ma è anche un aiuto e un esempio per coloro che sono cittadini che non devono sentirsi minacciati. Sono estremamente felice perché dopo 3 anni la sentenza ci dà ragione sia nel fatto che io avessi espresso un contenuto politico corretto e la forma con la quale io l'ho espresso. Quindi vince oggi la libertà di espressione, la forza e il coraggio di dire ad alta voce tante cose che magari qualcuno ha detto fuori microfono, la città raccontava fuori da queste mura e noi l'abbiamo detto con coraggio e determinazione, ne siamo orgogliosi e fieri nell'assise civica che rappresenta l'intera città. Mai più in silenzio, una campagna di comunicazione sociale ideata dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. 10 imprese raccolte sotto l'insegna dell'Associazione Costruttori Edili che hanno già installato banner giganti sulle facciate dei cantieri e su alcuni immobili pubblici in 10 cittadine della provincia. Forse per la prima volta si unisce un'associazione di categoria che è caratterizzata prevalentemente da una presenza maschile con una, diciamo, con un'organizzazione in difesa delle donne, quindi
La proposta che ci ha fatto la Commissione Pari Opportunità l'abbiamo recepita in consiglio all'unanimità con grande entusiasmo, un grande interesse. Infatti c'è stata una larga adesione da parte delle nostre imprese, le imprese più autorevoli, tra l'altro tra le imprese più autorevoli dell'ANCE hanno aderito ovviamente quelli che avevano i cantieri in questo periodo, perché come dicevamo prima l'iniziativa si apriva in questa finestra di un mese. In questo mese tutte le imprese dell'associazione dei costruttori che avevano cantieri dove poter esporre nei ponteggi questi striscioni lo hanno fatto con grande entusiasmo e interesse. E la Commissione Pari Opportunità con questa campagna di promozione sociale fatta unitamente grazie alla collaborazione dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili della provincia di Teramo, ha affisso dei banner di grandezza 6x4 nei 10 comuni della provincia di Teramo, scegliendo l'immagine che vedete alle mie spalle, che è un'immagine, un dipinto di Artemisia Gentileschi, una pittrice del 600 che subì violenza e insomma una vicenda che comunque caratterizzò anche tutta la sua vita futura e diede adito poi ad un processo, uno dei primi che si ricorda nella storia, appunto per stupro. È una campagna molto importante anche perché è tesa a rilanciare il centro La Fenice, che collabora anche con Casa Maia. Casa Maia è una struttura protetta che accoglie le donne maltrattate, mentre La Fenice opera con 3 sportelli attraverso delle operatrici che si occupano di più sfaccettature insomma della problematica, e ha i suoi sportelli a Teramo, a Martinsicuro e a Pineto. Un film sul restauro presentato in prima nazionale all'Accademia delle Belle Arti. Ovviamente siamo all'Aquila, coinvolti dal regista Dino Viani, gli studenti della scuola di restauro e le insegnanti. Un messaggio di bellezza per guarire anche le crepe dell'anima. Daniela Rosone. È stato presentato in prima nazionale presso l'Accademia delle Belle Arti l'ultimo lavoro del regista abruzzese Dino Viani, Bianco di Piombo, dedicato al restauro dell'ex convento di San Panfilo a Spoltore, effettuato durante lo scorso anno accademico dagli studenti della scuola di restauro dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Un'esperienza importante per 15 allievi, tra cui 3 del progetto Erasmus, guidati dalle professoresse Elisabetta Sonnino e Gabriella Forcucci e dalle assistenti Anna Rita Di Nardo e Gabriella La Scala, raccontata dall'occhio attento ed esperto del regista Viani, che riesce a catturare l'impegno, i sacrifici, le delusioni, le gioie del lavoro di un restauratore, regalando alla fine la bellezza e l'unicità di un patrimonio artistico che sembrava perduto e che invece torna a splendere di nuova vita grazie alle mani esperte e all'amore di questi professionisti. Ma diciamo così, che io ho preso spunto da questo restauro, ma per parlare anche della nostra condizione umana, diciamo, ognuno di noi porta dentro di sé le sue crepe, le crepe dell'anima, quindi in un certo senso se degli operatori specializzati in questo senso cercano di protrarre nel tempo il valore di un'opera d'arte che è un valore della collettività, io ho cercato anche di raccontare la condizione umana di fronte appunto alle crepe della vita. La scuola di restauro dell'Accademia di Belle Arti si conferma d'altronde fiore all'occhiello per l'istituzione aquilana, come dice il presidente Roberto Marotta. È una delle 5 in Italia, quindi delle 20 accademie esistenti solo 5 sono abilitate con la scuola di restauro e l'Accademia dell'Aquila è una di queste. Anche, ahimè, perché le opportunità del terremoto stanno dando delle chance di qualifica da parte degli studenti e successivamente probabilmente anche opportunità di lavoro. Devo dire peraltro che la partecipazione a questi al corso specialmente di restauro è una partecipazione abbastanza onerosa da un punto di vista delle rette, per cui noi cerchiamo di andare incontro ai giovani che vogliono frequentarlo con una sorta di riduzione delle stesse. Adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara, perché domani alle 15 i biancazzurri saranno in trasferta sul campo dello Spezia. La comitiva biancazzurra poi resterà in Liguria fino a martedì sera, quando la squadra sfiderà a Marassi la Sampdoria per la gara di Coppa Italia. Sampdoria degli ex biancoazzurri, di molti ex biancoazzurri. In vista della gara di domani, Zeman potrebbe confermare
lo stesso 11 che ha vinto e convinto contro la Pro Vercelli. Resta il dubbio Zampano, Crescenzi in difesa, torna tra i convocati Ugo Campagnaro, fuori causa ancora Bovo, Balzano e Proietti. Questa mattina conferenza stampa di Zeman, andiamo ad ascoltare i passi salienti. Vabbè, io penso su Spezia. Spezia da tanti anni cerca di lottare per la Serie A, cerca di arrivarci. È vero che hanno cambiato ogni anno perché non ci sono mai riusciti, ma è una squadra sempre con un'ambizione, anche se in questo momento non sta con le prime. È una squadra aggressiva che cerca di attaccare la palla e poi davanti, se funzionano avanti, possono prendere sì, soddisfazioni. Su Gilardino per me è il giocatore che mi ha punito spesso. Peccato, l'anno scorso non era a disposizione perché aveva problemi fisici. Io spero, visto che è tornato a giocare, che li ha risolti e rimane sempre un grande giocatore. Vabbè, Granosce è sicuramente più da movimento, quindi non si sa mai da dove può arrivare. Un giocatore importante nel senso che la porta la vede e spazi liberi li vede. Poi il problema nostro è cercare di evitare di farli trovare. Vabbè, io ne ho tante, a parte che mi mettono in difficoltà, perché penso anche mercoledì che hanno giocato quelli che di solito non giocano. Per me mi hanno fatto bene, ma non tanto tecnicamente, ma come concetti. E quindi c'ho dei problemi. Vabbè, a parte che io ho risposto a una domanda, non è che è uscito da me, ma se mi si chiede perché la gente non viene, allora dice la gente non viene perché bisogna anche indirizzarla e farci cosa, a parte le prestazioni. Ma poi le prestazioni, per me, a parte partita con Brescia, non erano brutte, sono valutazioni individuali. Io continuo a dire che noi se la Juventus, l'ho detto già prima, se la Juventus ha Tutto Sport come giornale, Tutto Sport aiuta la squadra. Da noi ci sono solo critiche. È normale che la gente non viene al campo e legge, si fa influenzare, perché è normale, voi fate quello, fate informazione, per me informazione. Visto che siete giornalisti di Pescara, dovrebbero cercare di aiutare la squadra, aiutare la gente a venire. Poi è normale che il compito primario è nostro, perché se giochiamo bene la gente viene. E in casa Spezia, ancora fuori causa a Campora, Giorgi e Terzi, difesa toccherà ancora a De Col, Capelli, Gianni e Migliore. In mediana Pessina, Bolzoni è uno tra Vignali e Maggiore. In attacco Mastinu sarà il trequartista, dietro Granoce e uno tra l'ex Alberto Gilardino e Marilungo. Questi ultimi non sono al 100%, l'allenatore Gallo dovrà decidere in extremis chi inserire dal primo minuto. Conferenza stampa anche per l'allenatore spezzino, andiamo ad ascoltarlo. Mister Gallo, alla vigilia di Spezia Pescara. Mister, è una partita importante per dare significato ai 4 risultati utili consecutivi? Beh, sicuramente noi veniamo da una striscia di risultati positivi che però vanno bisogna concretizzare con una vittoria, dando importanza, come hai detto, a questa striscia positiva. Quindi dobbiamo fare di tutto per riuscire a portare a casa i 3 punti. Si giocherà al picco contro un avversario forse il più indecifrabile della Serie B. Ma sì, un po' come tutte le squadre di Zeman, anche se questa forse è quella che meno somiglia a Zeman per tipologia di gioco. Però è sicuramente una squadra che ha alternato risultati roboanti sia in positivo che in negativo, quindi è una squadra da prendere assolutamente con le molle, perché ha grandi qualità, anche se è una squadra giovane, ma ha giovani di grande qualità, e quindi dovremo sudare sicuramente molto per portare a casa questa vittoria. Ecco, un affaticamento muscolare potrebbe tagliare fuori il grande ex Alberto Gilardino? Sì, stiamo valutando. Alberto ha questo piccolo problema. E valuteremo e ci prenderemo tutto il tempo che serve prima di decidere, perché in ogni caso è un giocatore
che ha ritrovato fiducia, ha ritrovato condizione e quindi non vogliamo rischiare niente. Ma le alternative non mancano, il reparto offensivo sta dando segnali di ottimo stato. Sì, ci sono i suoi compagni che stanno facendo bene, giocatori di spessore, giocatori più giovani che scalpitano, quindi in questo senso non sono preoccupato. In Serie C invece il Teramo lunedì sera sarà impegnato nel posticipo della 16ª giornata contro la San Benedettese. Biancorossi che recuperano a centrocampo Amadio ma non Fratangelo, mentre la sconfitta in Coppa Italia contro la Casertana ha lasciato strascichi pesanti in casa marchigiana. Vediamo. Il derby prima della sosta forzata. Il Teramo ha 90 minuti di tempo lunedì sera per lasciare negli occhi dei suoi tifosi e nella classifica di Serie C un'impronta importante per almeno 14 giorni, perché la gara del Bonolis con la San Benedettese avrà una rilevanza assoluta, considerato che il Teramo la settimana successiva avrebbe dovuto giocare con il Modena, che però non c'è più. Che qualcosa sia cambiato rispetto all'anno passato è evidente e il caso più eclatante e Simone Sales, passato da oggetto misterioso prima a depurato poi, fino a titolare inamovibile del 3-5-2 di Asta. Il senso di forza ce l'abbiamo ogni domenica, perché comunque al di là di se vinciamo o comunque se abbiamo perso domenica contro il Gubbio, però io credo che siamo una squadra, credetemi, che quest'anno corriamo dal primo al 90esimo. Secondo me, se continuiamo questa strada, ci manca forse quel pizzico di convinzione in più che magari possiamo fare un gol, però credetemi, siamo un'ottima squadra e non dobbiamo cercare di buttarci giù per una sconfitta, dobbiamo andare per la nostra strada e secondo me avremo ottimi risultati. Lunedì sera non sarà una gara come le altre, arriva la San Benedettese. Sappiamo che qui a Teramo è un derby, quindi si sente tantissimo, anche noi comunque lo sentiamo, cioè dobbiamo dare la nostra soddisfazione ai nostri tifosi che anche domenica sono venuti lì su Arenate e ci stanno seguendo con ottima affluenza, quindi ripeto, dobbiamo dare speriamo una gioia ai nostri tifosi. Dopo il rovescio in Coppa con la Casertana in casa rosso-blu è scattata la presa di posizione della società. Il DG Andrea Gianni ha preannunciato provvedimenti già in atto. Squadra in ritiro a Monteprandone e presto alcuni elementi faranno le valigie. Sicuramente c'è qualcuno che non si sta impegnando, prenderemo dei provvedimenti, ma sappiamo benissimo come funziona il calcio professionistico. L'apertura del calciomercato sarà a gennaio, ma stai pur certo che abbiamo già preso dei provvedimenti e saranno noti a tutti. In casa Teramo, out certamente Fratangelo per infortunio, torna Amadio e insieme a lui gli 11 titolari che hanno riposato nel mercoledì di Coppa a Viterbo. Davanti Foggia e Tulli dal primo minuto per provare a bissare il derby vinto ad aprile e pensare alla gara del 10 dicembre col Fano in maniera diversa. Ciclismo adesso, chiusa la stagione 2017 per la Nippo Fantini, è tempo di pensare alla prossima stagione ciclistica, l'ultima da professionista per Damiano Cunego, ieri sera per il team Orange Blu, serata a Vasto che conclude il mini ritiro abruzzese sulla costa dei Trabocchi, vediamo. Valentino Sciotti, squadra con un'anima abruzzese, e dall'Abruzzo non poteva che ripartire l'avventura 2018 di questa squadra, anche se siamo ancora nel 2017. Sì, bisogna dire che quest'anno è ancora più abruzzese perché è entrato Europa Vini con Gabriele Marchesani e a me è stata una grande gioia poterci unire e far vedere che l'Abruzzo è fatto anche di persone che sanno unirsi per fare meglio. E lo spirito è proprio quello, unirci per fare meglio, stare stasera qui di Giraffa è un'altra cosa bellissima, perché vedere altre aziende abruzzesi che ci appoggiano e si uniscono al nostro progetto è una cosa bellissima. Damiano è una persona a cui sono legato da tantissimi anni, abbiamo avuto già possibilità di avere lo marchio assieme quando era in Lampre e così come far chiudere la carriera come sponsor, ho avuto la fortuna di avere Noè, di avere Simoni, di avere Garzelli, oggi abbiamo Damiano. È sempre bello quando un ragazzo, nel momento in cui può scegliere, non sono più i soldi a guidarlo, sceglie di venire da te. Damiano Cunego, che effetto fa essere a pochi mesi dal mettere il piede a terra stavolta definitivamente?
Sì, è vero, sono tanti anni che corro e le mie soddisfazioni me le sono prese, ma sì, questo è l'ultimo anno, gli ultimi 6 mesi probabilmente, quindi cercherò comunque di affrontarli come ho sempre fatto, con il massimo impegno, di onorare le corse a cui prenderò parte. E poi niente, rimarrò all'interno di questa squadra che comunque mi ha dato molta fiducia anche per il dopo, e quindi non è che finisce lì, anzi è solamente un cambiamento, ma questo magari potremmo parlarne più avanti. Siamo in attesa di una risposta, perché non essendo una squadra World Tour, quelle le fanno di diritto, noi dobbiamo aspettare l'invito, credo che si potrà sapere magari qui verso dicembre, metà dicembre, non lo so, dobbiamo tenere in stand by un po' le nostre decisioni, ma dopo, quando lo sapremo, vedremo se lo faremo o se dovremo pensare a qualche altro calendario. Un po' dispiaciuto per questa separazione che sembra all'orizzonte con Stefano Giuliani. Nella vita ci si unisce e ci si separa, non è quello il problema. Se ognuno sceglie se vuole, se si sente dentro un progetto oppure no. Io non sono la persona che decide se uno sta dentro la squadra o non sta dentro la squadra, sono uno sponsor in fin dei conti, evidentemente lui aveva qualche altro obiettivo nel futuro, proverà a perseguirlo, io spero che lo faccia nel migliore dei modi e che sia felice. Stefano comunque è un tecnico che sin dal primo momento mi sono trovato molto bene con lui, è un tecnico che sa dialogare con gli atleti, sa capire i problemi, dare consigli, quindi per me è stata una persona molto importante. Ovvio che mi dispiace che non dovesse più rimanere, ma è così, le gare in bicicletta, le squadre sono così, sai quante persone ho trovato, poi ci siamo lasciati, l'importante è essere sempre in ottimi rapporti con tutti, perché poi magari non si sa mai, le strade si possono di nuovo rincontrare in futuro. Calcio a 5 adesso, dopo la cocente sconfitta con l'Economac, c'è il pronto riscatto per il Pescara che nel girone di Elite Round di UEFA Futsal Cup dilaga contro gli olandesi del No Punt, battuti 9-1. Oggi giornata di riposo e domani la squadra di Patriarca si giocherà il tutto per tutto contro il Barcellona in un match ai limiti del proibitivo. Il servizio di Vestina News. Doveva essere vittoria e così è stata. Nella seconda gara di Elite Round la squadra di Mario Patriarca batte per 9-1 la squadra olandese del Knokke alla loro prima partecipazione e unica squadra partita dal turno preliminare e tiene accese le speranze di qualificazione alla Final Four. Il Pescara deve fare a meno di Morgado, infortunatosi ieri nella gara di apertura, ma recupera l'argentino Matirosa. Subito vantaggio del Pescara dopo un solo minuto, pasticcio della difesa olandese e per Rescia è gioco facile depositare in rete. Approccio più aggressivo rispetto alla prima partita per la squadra di Patriarca, visto anche il non elevato tasso tecnico della squadra olandese, e così al terzo raddoppia con Cuzzolino che appoggia in rete una pala sul secondo palo di Borruto. Dopo una fase di stallo dove il Pescara cerca di non commettere l'errore di ieri, cioè quello di arrivare al secondo tempo con il fiato corto. Al decimo minuto si riaffaccia verso la porta olandese con Saad, che al volo calcia ma supera la risposta di Mats Bommel. All'11esimo, un po' a sorpresa, è il Knokke ad accorciare le distanze. Alla prima sortita offensiva della partita è Seyar a realizzare complice una deviazione a centro area. Passano 3 minuti e il quintetto di Patriarca riporta 2 lunghezze di rete di vantaggio. Salas calcia forte sul secondo palo una punizione della sinistra e Matirosa realizza il più facile dei gol. Nel secondo tempo subito ritmo alto per la squadra adriatica, ma in più di un'occasione la porta olandese è sempre stregata, ma dal quinto minuto, con un'azione fotocopia del 2-0 sull'asse Borruto-Cuzzolino, arriva il gol del 4-1. Passano 2 minuti e l'azzurro Sergio Romano porta a 5 le reti segnate. La squadra olandese scompare dalla partita e così al decimo minuto Matirosa, dopo aver recuperato palla a centrocampo di destro, batte l'estremo Mats Bommel. Al 12esimo sono 7 le reti del Pescara con Borruto che approfitta di un errore del portiere di movimento e con un pallonetto mette in rete. 2 minuti il Pescara dilaga ancora con Borruto e a 20 secondi dalla fine Romano chiude la gara sul punteggio di 9-1. Oggi giornata di riposo e sabato ci vorrà il miglior Pescara della stagione contro il Barcellona per cercare l'impresa e regalare la prima gioia ai tifosi del futsal abruzzese. E questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 termina qui, vi ricordo che potete trovare tutti i nostri servizi sulla nostra pagina YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.